Essere forgiati da quelli che il mondo butta via e che Dio chiama beati è il paradosso, ma anche il programma della vita cristiana autentica, giacché il primo a conoscere la cultura dello scarto è stato Cristo stesso, pietra angolare rigettata dai costruttori. Su questi concetti Papa Francesco impernia l'omelia di una celebrazione da lui fortemente voluta e presieduta la sera di venerdì 12 dicembre, festa liturgica della Madonna di Guadalupe. È lei al centro degli sguardi nella Basilica di San Pietro e la Basilica Vaticana, tra le cui volte risuonano le arie della Missa Criolla, diventa per una sera tempio della patrona dei popoli americani. Popoli, afferma Francesco, che nel loro DNA hanno scritta una profonda consapevolezza della dignità della persona umana, la passione per la giustizia, la solidarietà con i più poveri e sofferenti, ovvero tutto ciò che Gesù affermerà nelle Beatitudini e che Maria canta nel Magnificat. L'America Latina è il continente della speranza. L'America Latina è il continente della speranza, perché da essa si attendono nuovi modelli di sviluppo che coniughino tradizione cristiana e progresso civile, giustizia ed equità con riconciliazione, sviluppo scientifico e tecnologico con saggezza umana, sofferenza feconda con gioia speranzosa. Soffrimento fecondo con allegria e speranza d'ora. Alla piccola porzione di America contenuta nella Basilica era unito quella sera il battito gigantesco della devozione mariana scaturita dall'apparizione della Vergine al contadino azteco Juan Diego nel 1531. Un evento che ancora oggi spiega padre Eduardo Chavez, direttore dell'Istituto di Studi Guadalupani a Città del Messico, continua a stupire scienziati e uomini di fede per l'inesauribile densità del suo messaggio. Ricordiamo che la Madonna di Guadalupe ha preso due nomi, Maria de Guadalupe, Maria di origine giudaico, ebreo, e anche Guadalupe di origine arabo. Allora, la Madonna di Guadalupe quello che fa è proprio questa armonia tra lo giudeico e anche lo arabo, insieme a questo latinoamericano, cioè il messaggio della Madonna di Guadalupe per tutti quanti nel mondo è molto molto attuale, perché lei per esempio è la patrona della vita. Ricordiamo la figura, la immagine della Madonna di Guadalupe, è una donna imbarazzata, cioè c'è il bimbo Gesù dentro il suo ventre. Allora tutte queste cose sono prese da Papa Francesco. A sua luz oggi nos sentimos movidos a pedir una grazia. Oggi ci sentiamo spinti a chiedere una grazia, la grazia tanto cristiana che il futuro dell'America Latina sia forgiato dai poveri e da quelli che soffrono, dagli umili, da quelli che hanno fame e sete di giustizia. Sia la grazia di essere forgiato per ellos. Sia la grazia di essere forgiati da quelli che oggi il sistema idolatrico della cultura dello scarto relega nella categoria di schiavi, di oggetti di cui servirsi o semplicemente da rifiutare. O semplicemente desperdicio.